Con 11 voti a favore e 2 astenuti, 8 contrari, il Consiglio regionale approva la legge di stabilità, ma la tensione resta altissima. D'Egidio contro Toma, nulla è stato concordato, bordate dai 5 Stelle, nessun controllo su sanità privata, equilibrio di bilancio solo teorico. 2 miliardi al Molise per ferrovie e strade. Il gruppo FS annuncia un piano di investimenti che comprende interventi sul collegamento tra la variante di Venafro e l'autostrada 1, il raddoppio della Termoli-Lesina, l'acquisto di 17 treni green e conferma l'8-0. NAS, il bilancio del primo quadrimestre 2022. Attenzione agli alimenti taroccati, 650 ispezioni, 48.000 euro di sanzioni. Cancro del cavo orale, spesso sottovalutato, ha una forte incidenza sulla popolazione, rappresenta il 10% delle neoplasie nell'uomo e il 4% nelle donne. A Odonto Salute Isernia, fino al 17 giugno, è possibile effettuare uno screening gratuito. A Venafro, alla presenza di centinaia di bambini, inaugurato il monumento all'orso Wojtek, eroe della Seconda Guerra Mondiale. La memoria, ha spiegato il vescovo Cibotti, dovrebbe servire all'uomo per non ripetere gli orrori del passato. Calcio Serie D, al vasto Girardi serve un miracolo per evitare i play-out. Di Lucente attacca la Recanatese, non sta onorando la vittoria del torneo. Domenica scontro salvezza al Vitella. Bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleregione, in apertura la politica, i temi del Consiglio regionale, in particolare il bilancio, la manovra finanziaria. Intanto con 11 voti a favore, 2 astenuti e 8 contrari, Palazzo d'Aimmo ha approvato la legge di stabilità, ma la tensione resta altissima nella maggioranza. D'Egidio ai nostri microfoni spiega perché è contro questo bilancio. Nulla, dice, all'indirizzo del Presidente della Regione Toma, è stato concordato. Tutti i dettagli e le dichiarazioni del servizio di Pierluigi Boraggine. Attendevano tutti lei. Ma non è che attendono me, è che il bilancio ha aperto un momento di confronto importante e questo momento ci voleva, perché uno scollamento su alcune posizioni è necessario, ma non per le parti politiche. È necessario per i cittadini molisani, dobbiamo cercare di capire come andare, in che direzione andare e le scelte da fare. Quindi il bilancio è il momento di confronto e ci si ferma e ci si scontra se qualcuno non vuole capire. C'è stato il confronto, c'è stato lo scontro, la quadra si è trovata, lei voterà il bilancio? Io voterò quello che riterrò giusto, ma non per me, per le idee che rappresento, per le istanze delle persone. La cosa non trova giusto lei in questo bilancio? Io non trovo giusto che il bilancio non venga concordato con i consiglieri regionali, perché i consiglieri regionali sono i rappresentanti del territorio. Armandino D'Egidio è l'uomo del momento in consiglio regionale, giunto alla quarta giornata dedicata alla manovra di bilancio 2022. Gli occhi sono tutti per lui. Il weekend ha rasserenato gli animi, nonostante le dichiarazioni al vetriolo dell'ex sindaco di San Polo Matese, eletto a Palazzo d'Aimmo nelle fila di Forza Italia. D'Egidio, in disaccordo con i suoi, si dice, sul mancato appostamento di risorse per i tetti delle chiese, è tra gli 11 consiglieri che hanno votato la legge di stabilità 2022. Ora all'attenzione dell'Aula c'è il bilancio di previsione 2022-2024. Resta la polemica con il suo presidente, perché il bilancio non è stato concordato con i consiglieri. Insomma, D'Egidio non vuole limitarsi ad alzare la mano e per questo ha inviato messaggi chiarissimi al governatore, che di contro, prima dell'inizio dei lavori, ha invocato il gioco di squadra. Presidente, serve gioco di squadra? Sempre. Quando una squadra entra in campo deve lavorare per far gol. In questo caso c'è una maggioranza, la maggioranza deve lavorare per portare a casa dei risultati, ma non per la squadra, attenzione, per il territorio. Il bilancio che va in discussione, di cui abbiamo iniziato la discussione, è un bilancio che serve a questo territorio, non serve al presidente, non serve ai consiglieri, al territorio. Il chiarimento c'è stato negli spogliatoi? Negli spogliatoi io ho parlato con tutti e per la verità non ci sono state particolari tensioni, mi pare che sia una dialettica ordinaria in democrazia, è così, dove le opposizioni fanno le opposizioni e praticano in campo l'ostruzionismo, dove i giocatori vogliono andare tutti a gol, qualcuno tira il rigore, qualcun altro la punizione, ma poi alla fine il gioco di squadra deve prevalere. Mentre per l'opposizione, nel caso specifico Michela Fanelli del Partito Democratico, la maggioranza di centrodestra ha bloccato e sta continuando a bloccare l'azione amministrativa della Regione.
Fannelli, la partita sul bilancio termina ai supplementari oppure serviranno i calci di rigore? Ma i calci di rigore li tireranno i cittadini molisani quando decreteranno una sconfitta della squadra Toma centrodestra. Nei tempi significa anche bloccare l'azione amministrativa della regione. Gli investimenti non si possono fare, movimenti sul personale non se ne possono fare. Qualsiasi azione amministrativa per questo sforamento è deleteria per le imprese e per le famiglie molisane. Ne portano in pieno la responsabilità. Non è un fatto di orologio, è un fatto che un Molise disastrato viene ulteriormente vilipeso. E sulla modifica alla legge elettorale 5 Stelle parlano di un blitz antidemocratico, di una riforma monca inoltre per il trasporto locale, contestano poi il no ai controlli sulla sanità privata. Sono alcuni appunto dei contenuti del dibattito, delle decisioni della manovra finanziaria criticate dai 5 Stelle. Il bilancio, dicono, si regge su un equilibrio che è solo teorico. Il servizio. I malumori in maggioranza restano e non tocca a noi reggere il numero legale. Mettono le mani avanti i consiglieri del Movimento 5 Stelle prima dell'avvio della seduta decisiva per il bilancio regionale 2022. Elencano tutto quello che non va nella manovra, annunciando il ritorno nelle piazze per iniziative di informazione e non solo. Fontana assicura per esempio sostegno a una raccolta firme contro la modifica della legge elettorale che ha portato la soglia di sbarramento dal 3 al 5% per le liste in coalizione. È stato fatto fuori un mondo che è tipico del Molise ed è molto rappresentato da tante realtà genuine, sincere, che vanno rappresentate in consiglio regionale o perlomeno che seguono la volontà dell'elettorato. Noi siamo disponibili a supportare ogni iniziativa di questo mondo. Nola punta il dito invece contro l'assenza di programmazione evidente a suo parere nella finanziaria. Non c'è nulla per l'agricoltura, per l'emergenza cinghiali né per la prevenzione della diffusione della peste suina. Cambiando settori, le sole decisioni per il futuro, aggiunge, sono quelle contenute nel piano industriale di Ferrovie dello Stato. I pentastellati contestano dunque il metodo del centrodestra. Nei documenti contabili è stato inserito di tutto, anche una riforma del trasporto pubblico locale con lo scorporo, fra le altre cose, degli introiti, dei biglietti dalle fatture delle ditte, riforma che però evidenzia Primiani e Monca perché non è previsto il monitoraggio. Il Movimento 5 Stelle sono 4 anni che propone una linea che è quella di una riforma organica del settore che vada a rimettere al centro innanzitutto i pendolari e i cittadini e successivamente garantire tutta una serie di tutele ai lavoratori e quindi anche alle ditte. Purtroppo oggi questa riforma organica non vi è stata. Nessuna delle richieste dei 5 Stelle sulla sanità privata, dai controlli sulle prestazioni da effettuare prima dei pagamenti e non dopo, alle anticipazioni non superiori al 50%, nessuna è stata accolta. Ad oggi, in base a quello che ci ha detto la dottoressa Gallo in aula, pensate che il Molise sta controllando le fatture relative all'anno 2020, quindi arriviamo con 2 anni di ritardo e questo è chiaramente inaccettabile. Noi abbiamo provato a emendare quelle leggi, quelle norme regionali, rimettendo al centro, come sempre, l'interesse dei cittadini. Ahimè, il centrodestra si è di nuovo compattato contro di noi e quindi significa, secondo me, si è compattato ancora una volta contro gli interessi dei molisani. In linea generale, tira le somme dei chirico, l'equilibrio del bilancio si regge su 32 milioni che la Regione conta di recuperare dal MEF, cifra a cui sono legati numerosi stanziamenti, per esempio la copertura integrale del costo del trasporto. Ma dopo un'analoga azione della Basilicata, spiega, il Ministero ha risposto, quei soldi li abbiamo già inviati nel vostro capitolo sanità. Il Presidente Toma prevede di avere dei soldi sostanzialmente di arretrati di alcune tasse che lo Stato ha incassato per conto della Regione, ma questi soldi tecnicamente ancora non ci sono, quindi questo si potrebbe rilevare un bilancio assolutamente inconsistente. E adesso il piano del gruppo Ferrovie dello Stato per i prossimi 10 anni prevede 2 miliardi di investimenti in Molise su ferrovie e strade. In particolare nel piano ci sono il collegamento tra la variante di Venafro e l'autostrada A1, il raddoppio della Termolilesina, l'acquisto di 17 treni green e la conferma del lotto 0. Valentina Ciarlante.
Trasporto su ferro e su gomma integrato grazie a opere su cui assicura FS si procederà un serio monitoraggio per fare in modo che vengano portate a termine nei tempi previsti. La presidente del gruppo Ferrovie dello Stato Nicoletta Giadrossi e l'amministratore delegato Luigi Ferraris hanno presentato a Roma il piano industriale 2022-2031, oltre 190 miliardi di investimenti con un impatto sull'economia nazionale stimabile in 2-3 punti percentuali di PIL. E di questi 2 miliardi riguardano il Molise. 1 miliardo e 100 mila euro sono destinati ai progetti per la rete ferroviaria, quindi al raddoppio Termoli-Lesina, al potenziamento della linea Venafro-Campobasso-Termoli e alla velocizzazione della linea adriatica. Un altro miliardo è riservato alle strade, in particolare al collegamento con l'autostrada A1 e la variante di Venafro, cioè la gognata arteria che dovrebbe rendere più rapidi i collegamenti con Roma e Napoli. E ancora al noto lotto 0, il tratto tra il bivio di Pesche della statale 17 e il primo lotto della Isernia-Castel di Sangro, per cui il sindaco di Isernia-Castrataro in queste ore aveva chiesto invece un percorso alternativo. Infine è previsto l'adeguamento della statale 87 nel tratto Campobasso-Bivio-Sant'Elia. FS tende una mano ai passeggeri, tanto che ha messo a disposizione 139 milioni di euro per l'acquisto di 17 nuovi treni per una transizione verso mezzi sempre più ecocompatibili e performanti che garantiranno maggiore comfort, sicurezza e una migliore accessibilità. Nell'arco temporale del piano inoltre è prevista l'attivazione dei servizi sulla linea Boiano-Campobasso. Poi c'è l'idea del polo urbano da realizzare recuperando il patrimonio immobiliare del gruppo FS. Si stimano circa 100.000 metri quadrati di aree da valorizzare, in particolare riqualificando le stazioni di Termoli e Campobasso per un valore di 9 milioni di euro. Inoltre sono previsti interventi per il nodo ferroviario di Termoli che consentiranno di individuare le soluzioni urbanistiche e infrastrutturali più idonee alla rifunzionalizzazione dell'intera area urbana. E adesso l'emergenza Covid. Dal bollettino ASREM relativo alle giornate di domenica e ieri lunedì 15 e 16 maggio non risultano decessi. C'è un nuovo ricovero, un paziente di Chiauci, due i trasferimenti, un paziente di Isernia che era in terapia intensiva e migliorato ed è stato trasferito in malattie infettive, un paziente di San Giuliano del Sannio è stato invece trasferito nel reparto anziano fragile. Due i dimessi, i degenti totali sono 25, 12 in infettive, 2 in terapia intensiva, 11 in anziano fragile. I nuovi casi sono 262, emersi da 1211 tamponi processati. Il tasso di positività è il 21,6%, i guariti 472, attualmente positivi 8245. E adesso l'attività di controllo del NAS, dei Carabinieri, il bilancio del primo quadrimestre per quanto riguarda in particolare i controlli per la sicurezza alimentare. Dunque in questo primo quadrimestre su tutto il territorio del Molise sono state effettuate dal Comando Carabinieri NAS di Campobasso 650 ispezioni in aziende che operano nel settore alimentare e sociosanitario, 214 le non conformità accertate e sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per 47.285 euro, 24 le persone denunciate all'autorità giudiziaria per violazioni di carattere penale, 193 invece le persone segnalate all'autorità amministrativa o sanitaria. Sono state chiuse 7 attività alimentari, 4 laboratori di analisi per attività di tamponi molecolari Covid che non era autorizzata, una casa di riposo per carenze organizzative e strutturali. Infine, le confezioni di alimenti o prodotti pericolosi sono state sequestrate. E i carabinieri di Termoli hanno invece notificato al presidente di un circolo privato della città il decreto del questore che dispone la chiusura del locale per 15 giorni. I controlli effettuati hanno permesso di rilevare sia l'esistenza di situazioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la moralità e la sicurezza dei cittadini, sia il fatto che il circolo rappresentava un abituale ritrovo di persone con diversi precedenti a carico, soprattutto per reati riguardanti gli stupefacenti. I carabinieri hanno in definitiva scoperto che il circolo era utilizzato come covo per la gestione illecita di stoccaggio, confezionamento e spaccio di droga.
Oggi è la giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia. Dal Consiglio regionale un segnale forte, un rappresentante della comunità LGBT potrà far parte della commissione pari opportunità, anche se non sono mancate le polemiche. Il servizio. La città di Campobasso fa parte della rete nazionale delle regioni e degli enti locali per prevenire e superare l'omotransfobia e anche quest'anno, come accaduto nel 2021, l'amministrazione comunale aderisce alla campagna di comunicazione promossa da tutti i partner della rete. Un segnale forte arriva anche dal Consiglio regionale che all'unanimità ha approvato un emendamento alla legge di stabilità presentato dalla consigliera Patrizia Manzo che prevede la nomina nella commissione di parità in via facoltativa di un rappresentante della comunità LGBT, disposizione che entrerà in vigore a partire dalla prossima commissione. È un passo importante da parte della Regione Molise, sostanzialmente poi la loro nomina non è obbligatoria, è un'eventuale nomina, ma la cosa importante per me invece è il comma precedente che prevede anche la possibilità alle associazioni appunto che si battono per i diritti LGBT di proporre dei propri nominativi insieme a tutte le altre associazioni di volontariato presenti nella Regione Molise. Penso che quando si parla di parità e di pari opportunità e di diritti dell'individuo, insomma è giusto che tutti quanti abbiano la propria voce all'interno di un'istituzione. Dunque un piccolo risultato etico che riguarda i diritti di tutti. E di parere diverso però l'ex presidente della commissione Maria Grazia La Selva, provo imbarazzo, dice, per il posto riservato alle relative associazioni di tutela, perché per tutto il tempo che l'ho rappresentata ho pensato erroneamente che una lesbica, un gay, un trans fossero persone considerate come tutte le altre e che non fossero discriminate nella partecipazione attiva all'interno della commissione. Il cancro del cavo orale, spesso sottovalutato, ha però una forte incidenza sulla popolazione, rappresenta il 10% delle neoplasie nell'uomo e il 4% fra le donne. A Odonto Salute Isernia fino al 17 giugno è possibile effettuare uno screening gratuito con il chirurgo maxillofacciale. Ascoltiamo il servizio. Anche quest'anno la campagna nazionale sulla prevenzione del cancro orale è stata affidata agli odontoiatri dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Ad aderire alla campagna il Centro Odontoiatrico Odontosalute di Isernia, dove il dottor Salvatore Ferrara, odontoiatra Andi, sarà a disposizione per screening gratuiti fino al 17 giugno prossimo. L'odontoiatra sicuramente rappresenta lo specialista d'eccellenza, nel senso che per i tumori del cavo orale l'odontoiatra è colui che è deputato al controllo dei tessuti duri e molli del cavo orale. È chiaro che bisogna recarsi dall'odontoiatra non solo per problemi dentari, ma anche per una ispezione dei tessuti molli del cavo orale, quindi della lingua, del pavimento orale, ancora delle labbra, delle guance, che sono tra l'altro gli organi bersaglio, gli organi maggiormente colpiti. La lingua in primis, soprattutto i due terzi anteriori della lingua, rappresentano la zona più frequentemente coinvolta dalla neoplasia del cavo orale. L'importanza della prevenzione e di rimedi rispetto alle neoplasie. La prevenzione, come per tutte le patologie, soprattutto nell'ambito neoplastico, rappresenta l'arma vincente. È importante raggiungere in tempo, quindi individuare, diagnosticare in tempo la neoplasia, raggiungere e quindi individuare una neoplasia nella prima fase, quindi quando il tumore è ancora localizzato, quindi stiamo parlando di un carcinoma in situ o addirittura di una precancerosi, quella la più frequente è la leucoplachia, sarebbero quelle lesioni biancastre delle mucose, chiaramente ci consente di poter fare da prima una diagnosi attraverso una biopsia escisionale o incisionale a seconda delle dimensioni della lesione, quindi individuata la lesione da un punto di vista istologico, eradicarla totalmente. E quindi è importante arrivare ancora prima che la lesione abbia sconfinato le barriere, quindi la membrana basale, e abbia coinvolto le strutture vicine, adiacenti, quindi linfonodi ed organi a distanza. Il cancro orale, spesso sottovalutato, in verità ha una forte incidenza sulla popolazione, rappresentando il 10% delle neoplasie nell'uomo ed il 4% nelle donne. I principali fattori di rischio sono il fumo ed il consumo di alcol,
ma molto si può fare e la risposta è nella prevenzione, che porta ad un successo pari al 90% dei casi. Bene, l'incidenza delle neoplasie nel cavo orale, le neoplasie rappresentano il 10% di tutti i tumori nell'uomo e nella donna il 4%. Basti pensare che ci sono circa 4.500 casi nuovi di neoplasie del cavo orale e di questi 3.000 sono i decessi all'anno. Quali sono i fattori di rischio? I fattori di rischio nelle neoplasie del cavo orale sono sicuramente rappresentati dal tabacco, dal fumo e dall'alcol. Entrambi sicuramente potenziano l'effetto cancerogenetico. Ci sono anche altri fattori di rischio sicuramente, quali le scarse condizioni igieniche del cavo orale, ancora protesi incongrue e il tabacco, anche la masticazione del tabacco, la pipa e ancora i raggi solari, quindi l'esposizione al sole sicuramente un fattore di rischio per il labbro inferiore. Il nuovo piano di Stellantis con la Gigafactory a Termoli, ma anche i contratti di solidarietà e l'accompagnamento alla pensione per alcuni dipendenti, si è parlato di questo e non solo nell'assemblea della FIMCISL che si è svolta a Termoli. Il servizio. Il nuovo piano industriale di Stellantis con la Gigafactory di Termoli impone un confronto continuo con i lavoratori. Ne è convinto Marco Laviano, da qualche mese al timone della FIMCISL e in questi giorni impegnato in summit extranazionali. Nell'assemblea che ha coordinato nelle scorse ore a Termoli ha parlato innanzitutto della possibilità di prepensionamento per alcuni e dei contratti di solidarietà siglati dalla ex FCA. È uno strumento prettamente normativo, perché comunque sia questo è un accordo ponte che in qualche modo accompagna il nostro stabilimento, le nostre produzioni al prossimo dicembre per poter gestire quelli che possono essere gli up and down delle produzioni a causa di quelli che sono, lo sappiamo ormai tutti, le mancanze di materiale approvvigionamento dei semiconduttori. Per quanto riguarda invece il discorso per le uscite incentivate, è un'ulteriore opportunità. Difatti non è un chiaro segno di crisi, ma è un'opportunità che si riesce a creare in questo momento. Una visione ampia, questo occorre, secondo Laviano, che al microfono di Emanuele Bracone parla anche del Comitato Europeo Aziendale della recente riunione di Madrid. Nel momento in cui tre grandi produttori come FCA, Opel Vauxhall e PSA si sono fusi in quello che è un colosso che si chiama Stellantis e che pensa di diventare il primo colosso automotive al mondo, dobbiamo iniziare a ragionare non più in termini italiani, in perimetro italiano, ma bisogna cominciare a ragionare in termini di perimetro europeo, perché gli stabilimenti in giro per Europa del nostro brand ormai ce ne sono tantissimi e quelle che riguardano le questioni transnazionali, quindi di investimenti strategici, guardiamo la Gigafactory, chiusure di stabilimenti oppure eventualmente riduzioni di personale su un stabilimento anziché su un altro, devono riguardare principalmente il sindacato. E come FIM siamo davvero orgogliosi, perché io ho avuto questo onere ed onore comunque di rappresentare l'Italia al tavolo della contrattazione, perché comunque è stata istituita l'ente di negoziazione che andrà a costituire il nuovo accordo CAI. Ho anche la fortuna di essere nella ristretta e devo dire che con grande orgoglio comunque sia stare a quel tavolo per l'Italia, ma per Stellantis soprattutto Termoli, è davvero molto importante. Adesso a Venafro, dove alla presenza di centinaia di bambini è stato inaugurato il monumento dedicato all'orso Wojtek, un eroe della Seconda Guerra Mondiale. La memoria, ha spiegato il vescovo, dovrebbe servire all'uomo per non ripetere gli orrori del passato. Nicola De Santis. Via. A Venafro, nel luogo in cui si accampò la 22esima compagnia trasporti polacca, è stato inaugurato il monumento all'orso Wojtek, che della 22esima compagnia fu parte integrante. Il monumento è stato fortemente voluto dai vertici del Museo Winterline e dall'Associazione Culturale Centro Studi Politici. Innanzitutto perché è la naturale prosecuzione del progetto educativo interdisciplinare che è stato creato dal Centro Studi Politici di Lello Castaldi e appoggiato anche da noi del Winterline Venafro.
la volontà di voler raccontare questa storia interessante e particolare della mascotte polacca Wojtek, che oltretutto è stata proprio qui a Venafro, in questi luoghi dove ci troviamo oggi, tra aprile e giugno del 44, quindi in piena campagna di guerra a Monte Cassino, è un proseguo naturale per arrivare a un punto di conclusione, un luogo di memoria che servirà alle nuove generazioni, qui oggi presente con tante scolaresche, per ricordare appunto questo momento importante del territorio che ci ha visto protagonisti nella storia della Seconda Guerra Mondiale. La 22esima compagnia trasporti polacca di stanza Venafro ebbe il compito durante la Seconda Guerra Mondiale di rifornire di munizioni le varie batterie di artiglieria alleate. Wojtek ebbe un ruolo determinante. La valorizzazione della memoria del plantigrado, considerato in Polonia un eroe nazionale, si deve in gran parte a Lello Castaldi, che ha voluto coinvolgere le scuole della provincia anche attraverso la lettura in classe di un fumetto da lui ideato. Durante la primavera e l'autunno del 44, l'orso Wojtek, che fa parte della 22esima compagnia trasporti, del secondo, appartenente al secondo corpo polacco, stava proprio qui dietro. Abbiamo pensato, a differenza di tutte le altre, perché di monumenti all'orso Wojtek che ce ne sono 35 in tutto il mondo, questa è differente perché siamo stati gli unici, oltre a premiare l'orso, stiamo premiando anche la 22esima, che nessun'altra parte ha pensato a questa compagnia, molto utile per le montagne per sconfiggere i nazisti su Monte Cassino. Loro trasportavano le munizioni, proprio per questo c'è il simbolo della 22esima, che fu ritratto da uno schizzo di un britannico che proprio qui in queste zone ritrae l'orso Wojtek mentre scaricava le munizioni. Diverse le scolaresche che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione, alcune provenienti anche dalla Polonia. Nel discorso che ha preceduto la benedizione del monumento, padre Camillo, vescovo di Isernia Venafro, ha spiegato ai ragazzi che la memoria è importante solo se impedisce all'umanità di ripetere gli errori del passato. È un bel momento per la nostra storia, siamo orgogliosi proprio che qui nel posto dei campi che soldati polacchi stazionavano durante la battaglia di Monte Cassino possiamo commemorarli loro a quel modo. In Polonia chi è Wojtek? Per voi polacchi cosa rappresenta quest'orso? Per noi Orso Wojtek è un ambasciatore, è un portatore del lato meno crudele della guerra, che anche durante quel periodo buio, periodo pieno di sofferenze, valori quelli che anche in modo normale, tipo amicizia, hanno suo valore. Adesso un appuntamento, subito dopo il TG Sport, un caffè insieme. Si parlerà dell'emocromo, un esame che viene eseguito per valutare lo stato generale di salute e monitorare diverse patologie come l'anemia e le infezioni. Un valore non conforme agli standard può anche rappresentare un campanello d'allarme per diverse malattie anche importanti. Il collega Antonio Chiatto affronterà questo tema col dottore Vincenzo Fraticelli, responsabile dell'unità di oncoematologia del Gemelli Molise. Non perdete quindi l'approfondimento sulla salute subito dopo il TG Sport. E adesso, come sempre, adesso le previsioni del tempo, scusate. Previsioni del tempo di mercoledì 18 maggio, giornata all'insegna della variabilità con annuvolamenti in sviluppo sui rilievi montuosi che porteranno piovaschi o temporali tra pomeriggio e sera, venti deboli settentrionali in attenuazione, mare poco mosso. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione: Campobasso 15-25 gradi, Isernia 14-28, Termoli 15-29, Venafro 16-29. E adesso una breve pausa per noi, fra pochissimo lo sport.
in collaborazione con... Per noi di Livella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Livella, passione mediterranea nel mondo. DR6.0 Voyager Sur. Amore a prima vista. PA Digitale Adriatica. Innovazione, competenza, professionalità. L'informatizzazione al servizio della pubblica amministrazione e delle aziende pubbliche. Zero cartaceo, tutto in digitale. Il futuro è già presente. PA Digitale Adriatica. Contrada Colle delle Api, Campobasso. Telefono 0874 18 35 001. A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e giudici d'ascolto. Praticamente la frittata è fatta, Paisa. Era nell'area edizione straordinaria, la frittata è fatta. In un momento non te ne sei reso conto, la frittata è fatta. Il calcio di Serie D serve un miracolo per la salvezza senza play-out, lo ha detto il presidente del Vasto Girardi, Andrea Di Lucente, che a 90 minuti dal termine della regular season non risparmia critiche alla capolista recanatese. Ascoltiamo. Solo un miracolo può evitare al Vasto Girardi di passare per i play-out. Ne è convinto il presidente Andrea Di Lucente, che spara zero contro la recanatese, che ha vinto il campionato, sta regalando punti a tutti, anche con risultati piuttosto rotondi. E quello che sta succedendo le ultime partite è qualcosa di vergognoso. Chi vince il campionato trasforma in una festa da parte loro le altre partite e costringono noi che facciamo sacrifici, scusate, ci facciamo il culo tutto l'anno a essere sbeffeggiati da loro, come la partita di domenica scorsa che hanno giocato o non hanno giocato col Castelfidardo e oggi idem in quel di San Nicolò. Quindi spero che qualche riflettore lo facciamo accendere su queste partite, domenica ne hanno un'altra, se vogliono andare a fare un'altra scampagnata domenica e a rimetterci tutto il calcio italiano, ma tutto il calcio di questo girone, perché è assurdo che Vasto Girardi fanno con 45 punti, si ritrovino a fare forse, anzi molto probabilmente una delle due, se non tutte e due, i play-out. Nessuno poteva crederci se a inizio campionato mi dicevano tu quest'anno fai 45 punti e vai a fare i play-out. Quindi quello che sta succedendo, la recanatese non sta onorando neanche la bella vittoria che ha fatto, perché fino al momento in cui ha giocato a calcio meritava e ha meritato di vincere il campionato. Poi non mi venissero a dire che mancano gli stimoli, che festeggiano dopo l'allenamento tutte le partite mangiando e bevendo, no, perché il campionato si onora sempre fino alla fine. Altomolisani attesi dagli ultimi 90 di regular season, domenica al Ditella, lo scontro salvezza contro il Castelnuovo Vomano, gara da vincere a tutti i costi, poi non resterà altro che attendere buone notizie dagli altri campi, diversamente Ruggeri e soci dovranno partecipare alla fastidiosa coda post-season, una roulette russa, da si salvi chi può. E a Isernia è ancora forte l'emozione per il Giro d'Italia che ha acceso i riflettori sulla città e sul Molise. Le impressioni di D'Angelo, Rea e De Martino raccolte per noi da Valentina Ciarlante. Vincenzo D'Angelo, presidente del CONI Molise, è una giornata di sport e di festa. Sì, sì, devo dire che quest'anno in Molise ne abbiamo avute diverse, forse questa è la più importante, far tappa Giro d'Italia sicuramente è una delle manifestazioni più importanti e più seguite, un'ottima manifestazione e soprattutto una tappa molto molto bella perché finisce sul blockhouse, quindi è anche molto interessante. Il CONI naturalmente supporta questi eventi che dimostrano quanto lo sport sia un veicolo importante per queste piccole comunità, anche per promuoverle.
Certo, lo sport deve promuovere, deve essere legato soprattutto al turismo. Io lo dico da sempre, questo binomio sport e turismo deve essere incrementato e implementato anche grazie all'aiuto della regione per poter arrivare a fare questi eventi che fanno conoscere il Molise a livello nazionale e internazionale. Vincenzo Rea, delegato provinciale della Federciclismo, una giornata che suggella l'amore delle persone per questo sport, ma anche la voglia di stare insieme grazie allo sport. Sì, per noi dalla federazione regionale è un orgoglio che il giro dopo tanti anni è ritornato proprio nella nostra regione, proprio qui a Isernia, dove io rappresento la federazione provinciale. È un fanto per tutti, è un giorno di festa per tutti. Infatti venendo qua tutto è stato addobbato, per me è proprio una contentezza, un cuore. Luca De Martino, assessore comunale di Isernia, una città tinta di rosa, grande entusiasmo in città. Sì, è tutto splendido, l'organizzazione è stata perfetta, dobbiamo ringraziare i nostri vigili, l'ufficio tecnico, tutti gli amministrativi che si sono prodigati e dobbiamo ringraziare soprattutto la città che ha allestito tutto il centro storico per iniziativa propria, con palloncini, ha colorato di rosa la città. Il turismo, la cultura si legano allo sport? Sì, si legano in maniera importante, anche perché poi il pubblico si muove soprattutto per questi tipi di manifestazioni, che siano sportive, culturali o turistiche, o che siano anche delle manifestazioni collegate fra loro. Infatti noi abbiamo cercato di integrare l'offerta sportiva della Gazzetta dello Sport con altre manifestazioni a tema più turistico. Una promozione in Serie B è arrivata da poco e ora lavoro di grande attenzione sul fronte della preparazione dell'esperienza nel futsal nazionale. Francesco Pietrunti, numero uno del club rossoblù, già guarda in prospettiva con forte fiducia. L'ho ascoltato per noi Francesco Presutti. Grande, complimenti, grande festa e credo alla fine meritata dopo questa stagione nella quale avete vinto tutto praticamente. Sì Francesco, grazie, hai detto bene, è stata una stagione fantastica. Dal 18 di agosto che ci siamo ritrovati abbiamo avuto in mente sempre i nostri obiettivi, abbiamo scelto gli uomini in estate prima che i giocatori, perché di giocatori ce ne sono tanti, come diceva Fabrizio Bagnoli qualche giorno fa, però abbiamo scelto dei professionisti, abbiamo fatto delle scelte giuste, sia tecniche chiaramente ma anche umane, perché ragazzi che non hanno saltato un allenamento, non hanno mai cercato alibi sotto la pioggia, ricordo che si sono allenati in piena pandemia fuori lo stadio, quindi sono estremamente felice che gli obiettivi dichiarati siano andati in porto e ce lo meritiamo, dai, se lo meritano i ragazzi per i sacrifici che hanno fatto, per il tempo che hanno tolto alle famiglie, e siamo felici di questo. Del resto non ci potevamo nascondere, eravamo stati ci siamo costruiti per vincere e oggi è l'apoteosi. Consentimi tra l'altro di dire una finale meritata tra due grandi squadre, le squadre che più di tutte hanno dimostrato di volerla, le squadre più forti dei due gironi e soprattutto voglio ringraziare pubblicamente tutti i presenti oggi al Pala Unimol, perché veramente avevo i brividi nel vedere una cornice di pubblico così numerosa in una partita di Serie C, dove di Serie C c'era solo il nome della categoria, ma questi palcoscenici davvero sono estremamente interessanti perché è bello fare sport in Molise. Il palazzetto stracolmo, è 2-1, però insomma i ragazzi di Andrea si sono letteralmente divorati tantissimi gol. Sì, poteva essere più largo il punteggio, però dai, alla fine lo sport ci sta che magari anche sotto porta ci arrivi un po' timoroso, un po' sulle ali dell'entusiasmo, sotto pressione, quindi va bene così, siamo riusciti a portarla a casa, faccio i miei complimenti al Colli, che è una società, non posso nemmeno dire emergente perché ha più anni di noi, però sicuramente quest'anno ha dimostrato di avere una base societaria solida, che ha fatto una bellissima programmazione, ha scelto anche lei un bel roster per tenere testa fino a fine campionato e soprattutto ha un bravissimo allenatore che è in grado di far giocare la sua squadra a futsal, e stasera si è vista, la partita è stata tirata fino alla fine, ci hanno messo molto in difficoltà in alcuni frangenti, siamo stati bravi a tenere botta, però alla fine dai, il risultato per quest'anno ci ha premiato due volte. Che squadra dobbiamo aspettarci per la prossima stagione in B?
Non sono abituato a fare proclami, sono sempre stato abituato a guardare in faccia la realtà. Sono dell'idea che il tessuto imprenditoriale del Molise oggi viene assorbito da troppe compagini, fortunatamente, perché il weekend non ci si annoia nello sport. Abbiamo Magnolia, abbiamo la Sciaminata, abbiamo il CUS, abbiamo la Spec Volley, abbiamo il Campo Basso stesso. Quindi in questo senso da lunedì già abbiamo una riunione col direttivo per fare una programmazione, capire quello che possiamo fare, e quello che possiamo fare lo prenderemo sicuramente con lo stesso entusiasmo di quest'anno. Bene, era l'ultimo servizio per questa edizione del TG di Teleregione. Grazie per averci scelto. Noi torniamo alle 19.30.